Signori, benvenuti in un nuovo video. Oggi finalmente digitalizziamo, soprattutto andiamo in alternata, perché questo è quello che noi facciamo, una E412 della Roco. E questa roba qua già smontata, perché mi seccavo a doverla rismontare per la seconda volta dopo averla smontata una prima volta. Allora, abbiamo innanzitutto una schedina logica che è la sua, dove noi dovremo andare a, ecco, nota importante, oltre al progetto vero e proprio, noi aggiungeremo anche i ganci digitali della Märklin, come la vogliamo pronunciare, i ganci Telex. Quindi noi andiamo a fare due modifiche essenzialmente: la connessione del pattino vero e proprio, che abbiamo già montato. Abbiamo capito, si era staccato il tappo del motore, problemi di progettazione, o meglio, siamo noi che siamo scarsi. Allora, dicevo, modifiche. Innanzitutto sulla nostra scheda noi dovremmo andare a intercettare, prima che mi fonda tutto, l'AUX 1, perché è un pin già saldato, e il common con un filo blu. Quindi noi andremo a saldare direttamente sulla scheda e faremo passare attraverso questo buchino due fili. Poi dopo li taglieremo, li accorceremo per farli funzionare con i fili veri e propri. Quindi, passo 1, saldare. Saldatore che io ho appena spento da bravo intelligente. Verifichiamo qual è il pin su quale noi dobbiamo andare a saldare. L'asterisco indica il pin 1. Quindi adesso noi serve il common, che è questo pin qua, questo pin qui, e dopo l'aux 1, che è questo pin qua. Girandolo troviamo subito che il common, ossia il blu, è questo pin qui, mentre l'aux 1 è questo pin qua. Come potete notare, il pin 1 finisce nel vuoto, nel senso che in altri progetti sarà utilizzato, qua no. E invece noi lo utilizzeremo. Iniziamo con stagnare i fili e spelarli, ma faremo un'unica operazione, dato che siamo poveri di pinze e spelafilo. Ok, allora. Prima cosa che iniziamo a fare adesso è eseguire i collegamenti elettrici e testare poi che siano a posto, senza ancora andare a saldare veramente propriamente le varie AUX. Che carino, vabbè. Allora, abbiamo saldato il pattino nella cosa di dipende dai punti di vista, dovrebbe essere la rotaia di destra, mentre abbiamo ponticellato tutti i neri nella rotaia di sinistra, in modo tale che tutti i carrelli siano massa e questo qua sia collegato unicamente al fase. Abbiamo già installato il decoder, ancora prima di provare le funzioni AUX vere e proprie, facciamo un controllo che tutti i collegamenti elettrici siano messi correttamente. Quindi adesso questo facciamo. Punto. Prima cosa, apriamo il programma vero e proprio, della Look Programmer, ossia della marca del decoder, e vediamo se... questo. Dovrebbe teoricamente vedere se riesce a leggere il decoder. Sì, ci siamo. Tutti i collegamenti sono stati eseguiti correttamente. La cosa mi riempie di felicità. Driver cab, facciamo subito una prova per vedere se il senso è giusto. L'1 indica la cabina anteriore, qui sotto. Pertanto l'oggetto dovrebbe venire verso di me. Se invece abbiamo invertito i fili del motore, cosa che spero di no, se no siamo spacciati, va indietro. Allora, prima cosa. Luci. Ah no, devo fare play. Ok, luci. No, sì. Ok, allora hanno tutte le luci, sono con due bulbi a incandescenza, che poi a seconda del senso vero e proprio, la luce centrale indica il rosso. Sì, è giusto. Perché andrà in quel... Ecco, avete ragione. Perché per facilitarci la comprensione, mettiamola nel senso giusto. Nel senso che il senso vero e proprio... No, il senso è giusto così. No, il senso è giusto così, sono scemo io. Perché col fatto che il senso in realtà è libero da tutti e due i lati, diventa ogni volta ho difficoltà a capire qual è il senso vero e proprio. Quindi proviamo in marcia. Se vado avanti... Allora, abbiamo risolto il problema della saldatura, dato che era stata fatta approssimativamente, era conficcata nel motore, questo faceva e non partiva. L'abbiamo rifatta, abbiamo controllato, abbiamo richiuso la scheda, funziona tranquillamente. A questo punto andiamo forse alla parte più complicata, ossia saldare i fili dei ganci digitali.
Allora, i fili dei ganci digitali, nota di servizio, che in realtà è anche abbastanza intuitivo, ma è meglio saperlo, il bianco corrisponde al più e il nero corrisponde al nero. Questi ganci sono, come definiti da una persona su un noto sito web, ingordi di corrente elettrica, perciò andranno collegate a due uscite diverse. Collegarlo anche a due uscite diverse in realtà ha anche il vantaggio che ci permetterà di controllarle in maniera separata, che è quello che anche noi vorremmo andare a fare. Quindi, per questo caso, dovremo andare a utilizzare direttamente l'uscita AUX2 del decoder per uno dei due, mentre il filo verde che abbiamo saldato al pin dell'AUX1, sperando che la saldatura regga, all'altro. Il blu invece è in comune ed è un common normalissimo. Quindi io proporrei di cominciare subito dal gancio anteriore, verifichiamo così subito che sia che il common sia che il verde siano a posto. Poi dobbiamo stagnare il filo verde, cioè dobbiamo stagnare entrambi i fili, è diverso, con la differenza che il bianco, essendo sottile, ci provocherà uno ustione. Ok, test gancio anteriore. Posizioniamo la nostra povera disgraziata sulle rotaie, perché possiamo più chiamarla povera disgraziata. Allora, innanzitutto apriamo il nostro progetto che io avevo già fatto per lei, Open a Extend Project, ed è la Roco. Quindi apriamo questo e la prima cosa che facciamo è caricarla sul decoder. Sì, ho sentito dei contatti. Sì. Ok, writing, ci siamo. Fatale error, bravo. Allora, facciamo un test. Mettiamolo in Motorola. Ok, sì. La luce è più bassa perché ho usato la regola 17, ossia che l'intensità quando è ferma diminuisce. Tac. Carina, eh? Molto. A questo punto possiamo piangere. Sì. Non si è visto. Luce. Il gancio, per evitare che si surriscaldi, è temporizzato, rimane un paio di secondi e poi si sblocca. Facciamo il manuale. Premi il tasto col sinistro del mouse su F1. Sgancio. Rigancio. Benissimo. Ok, test 1 completato. A questo punto dobbiamo procedere all'aggancio del gancio numero 2. Come si Punto mette? della situazione. Punto della situazione: entrambi i ganci telex funzionano. Non mi sono. Ok, punto della situazione: abbiamo già posizionato il decoder nel relativo scomparto nel sottocassa. Metti sotto la luce. Bravissimo. Decoder sottocassa. Questo è il pattino che per montarlo abbiamo dovuto utilizzare il carter originale Roco, perché altrimenti se fosse stato incollato semplicemente qua sotto avrebbe avuto uno spessore troppo elevato e avrebbe tenuto tutto il carrello sollevato dal binario. Quindi abbiamo sostituito con quello originale Roco due viti e abbiamo tolto due ingranaggi qua, rendendo un asse folle, l'altro è ancora motorizzato. Ganci telex, tutti i collegamenti sono stati fatti chi più che meno bene. Il motore questa volta abbiamo controllato funziona. Il decoder ha uno spazio per passare qui di fianco. Qua di fianco, dobbiamo solo evitare di pizzicare i fili. E adesso dobbiamo semplicemente richiudere. Qual è davanti? Ah, quello dove ci sono gli omini. Signori, abbiamo richiuso la cassa superiore. I ganci abbiamo controllato che funzionino. Abbiamo utilizzato per questo progetto un decoder M4, quindi con protocollo MFX incorporato. Pertanto, adesso che noi andiamo a mettere su questo mini tracciato di prova, talmente mini che veramente devo far vedere che l'ho fatto sul tavolo in cucina. Tardi. Troppo tardi, eh? In questo momento, se vieni qua, e stop, appena tolgo, lampeggerà il simbolo dell'MFX, rileverà questa locomotiva. Essa si presenterà, il nome utilizzato, il nome del modello più la sua numerazione guardabile dal paraurti anteriore. Dovrebbe essere confermata. È confermata, ha smesso di lampeggiare. Troveremo il simbolo della tartaruga, non so cosa sia. Questo è la velocità esponenziale disattivata o attivata.
in modo tale che posso decelerare lentamente oppure di colpo. Questo simbolo qua sulla Mobile Station 1 è il simbolo del gancio telex. In questo caso è il gancio telex anteriore, quello lì. Mentre il simbolo F, l'unica F che c'è lì, non so se riuscite a vederla, spero si riesca a leggere, piuttosto lavoro un po' di effetti speciali, è il gancio telex posteriore. A questo punto l'abbiamo già fatta girare in un senso, la lasceremo girare un po' nell'altro senso, indietro, per permettere il rodaggio nel motore e finalmente siamo riusciti a terminare un progetto che ci portavamo avanti da dicembre. Come avete visto prima, regola 17 per le luci che non ho acceso. Adesso sono accese. Dietro ci sono le luci rosse. Questa locomotiva può prendere energia anche dal pantografo se necessario. Ho lasciato i collegamenti attivi, quindi in un ipotetico futuro dove la linea di terra venga essere scollegata e una linea aerea invece collegata, può funzionare tranquillamente anche così. Nelle istruzioni dicono di togliere i vomeri su raggi minimi così piccoli. Io mi sono reso conto che in realtà non sta toccando, non crea particolari disturbi e quindi li ho lasciati per un motivo prettamente estetico. Vi ringrazio della visione, spero che questo video, che doveva essere serio, alla fine è venuto uno spettacolo fra me e il mio collaboratore, vi sia piaciuto, vi sia interessato di queste modifiche altamente illegali e ci vediamo ad un prossimo video che non si sa quando sarà, ma se non ci saranno ulteriori progetti in mezzo, potrebbe esserci quello del vagone ristorante, ma è un progetto minore, ci vedremo poi nei prossimi mesi con un progetto di una carrozza multimediale con tanto di effetti sonori e grafici. È tutto, vi saluto.